Ciao ragazzi, bentornati su Crimax. Allora, siamo qui a Cava Bagaggiolo. Oggi ho una giornata libera, Christian non c'è, sono da solo. Sono venuto qui per farvi vedere sia questa pescatina di qualche ora, sperando di prendere qualcosa, e altrimenti appunto volevo mostrarvi la novità che userò nei prossimi mesi, ma diciamo che è l'ultimo arrivato in casa Crimax. Ovviamente quello che compriamo, ragazzi, ve lo facciamo vedere. Non ho la mascherina, come vedete, perché sono da solo, non c'è nessuno. Eventualmente, se dovesse passare qualcuno, ce l'ho sempre dietro. E basta. Adesso metto giù le canne in acqua, preparo un attimo la zona comfort, chiamiamola così, dove poi potervi mostrare quello che ho acquistato. E speriamo di prendere qualcosa. Il tempo è coperto, fa freddino, però proviamo, dai, qualche ora davanti, speriamo di fare almeno una o due catture, anche se appunto sappiamo che qua non è facile. È la prima volta che vengo qua in questo periodo invernale, fine novembre, siamo verso il 15 novembre, metà novembre, scusate. E basta, niente, preparo tutto e ci vediamo fra poco. Ciao! Ok ragazzi, allora, aspettate che volevo mostrarvi... sì, sto preparando i sacchettini, anzi li ho già preparati. Adesso vado un attimo a condirli con il Go. Sto pensando se usare il No Name o il Spicy Quid. Questo qua l'ho comprato di recente e adesso vedo, era solo per farvi vedere che appunto oggi utilizzerò il Go. Non contento, nei sacchettini in PVA ci ho messo anche Discharge, quindi cercherò di fare anche un po' di colore. E come potete vedere la posta è questa qua, quindi userò solo due canne oggi. Non ho sinceramente tutto questo tempo per tirare fuori tre canne o cosa, ho qualche ora davanti e mi accontento di due canne, guadine e mezzo, quindi picchetti che adesso poi vi faccio vedere bene come mi sono posizionato. Sto usando ovviamente e tutto il materiale di MA07 a livello di picchetteria e basta. Vado a inserire il Go dentro i sacchettini, lancio e speriamo di vedere partire qualcosa. A fra poco. Eccoci qua ragazzi, allora un attimo che metto il silenzioso al telefono. Bene, avete già capito, ho preso un nuovo set di avvisatori, questo perché mi serviva un qualcosa che avesse anche la centralina. Non so se vi ricordate i miei vecchi avvisatori che usavo di recente, quelli sui picchetti, erano semplici avvisatori, avevano diverse regolazioni, sì, però mancava la centralina. Mi sono trovato in diverse pescate affrontate appunto con questi sensori ad aver bisogno della centralina e non ce l'avevo. Quando questo? Facciamo un esempio. Quando ho pescato su fiumi dove c'era la sponda alta e ripida, quindi le canne erano posizionate in basso, io ero sopra, di fianco c'era una strada e non sentivo suonare gli avvisatori, quindi dovevo stare per forza molto attaccato alle canne. E mi è capitato magari di dovermi rifugiare in macchina per una pioggia improvvisa, dato che non avevo la tenda, perché appunto erano quelle 3-4 ore solite, non mi metto a montare tenda o robe varie, quindi mi dovevo richiudere in macchina, ma anche lì non avevo la possibilità di avere una centralina. Quindi per queste situazioni in cui mi sono trovato che non mi sono piaciute, chiamiamole così, mi sono tolto un altro sfizio e sono andato a prendermi i Nesh S5R, scusate, mi confondo sempre, e ho preso i tre sensori con la sua centralina e ho voluto condividere con voi questo acquisto, a parte il fatto che lo facciamo sempre, ma soprattutto perché anche questa volta mi è capitato di dover cercare le perine informazioni su internet, su YouTube, e niente, a parte video stranieri che non si capisce niente, fanno vedere che li aprono, che funzionano, però anche semplicemente come accoppiare il sensore alla centralina, che a differenza di altri sensori appunto non è già programmato, quindi bisogna fare un passaggio che
che appunto andremo a fare insieme. E niente, cioè, a parte un video di Nash che ho trovato su YouTube appunto, altro non c'è. Quindi, nella nostra semplicità che appunto ci contraddistingue di Climax, oggi voglio farveli vedere un attimo da vicino. E con l'occasione poi ho preso, vabbè, un po' il set completo, quindi oltre che gli avvisatori ho preso anche le snack bar, perché a questo punto usando sia pod che picchetti mi servono da tutte e due le parti. E ho preso le bobbins kit dei vari rispettivi colori, ovviamente ho preso azzurro, rosso e viola. E adesso io ieri ho già montato tutte le pile, ovviamente pile che è un modello in particolare, ma dopo vi faccio vedere qual è, e viene consigliato di utilizzare proprio un modello di qualità, altrimenti si possono danneggiare. Bene, e se siamo pronti tutti, direi di sì, vado ad aprire un attimo le confezioni, così andiamo a configurare. Io ne ho lasciato uno da configurare proprio perché è semplicissimo, quindi vi faccio vedere al volo come funziona. Allora, eccoci qua ragazzi, vi faccio vedere un po' più da vicino. Questi sono i bobbin kit che andrò a montare. Dopo, siccome sto pescando solo con due canne, andremo a montare insieme un avvisatore sul picchetto. Allora, partiamo dalla ricevente. Intanto il packaging è sempre arrogante, perché è veramente molto bello anche visivamente. Ecco, allora subito mi è caduta questa bustina. Che cos'è? Sono i vari colori dei LED che poi andremo a posizionare sulla nostra centralina, ovviamente in abbinato a quelli che abbiamo preso. Adesso vi faccio vedere appunto come l'ho già sistemata ieri. Vedete? Qua ci sono i colori dei LED, viola, blu e rosso. L'ultimo, che sarebbe il quarto, non lo ho e quindi l'ho lasciato bianco, e mi sembra novità di quest'anno anche il verde. Questi qua sono intercambiabili facilmente, quindi se un domani voleste appunto averli tutti viola e vendere il rosso e il blu, Nash che cosa fa? Ti dà a disposizione quattro plastichine copri LED di ugual colore, in modo che se uno vuole averli tutti verdi, tutti rossi, tutti blu, tutti viola e tutti bianchi, può farlo tranquillamente, perché vengono dati in dotazione tutti questi copri LED. Ok, lasciamoli un attimo da parte per ora perché non ci servono più. Chiudiamo qui. Allora, centralina, come vedete, viene dotata di cavetto e appunto un piccolo portachiavi qua, adesso non mi ricordo il nome, ma non è quello che fa la differenza, un gancio insomma. Molto compatta la centralina. Dietro abbiamo lo scompartimento per la pila, che si deve aprire e chiudere. Intanto è saltato qualcosa di veramente grosso, che si deve chiudere con il cacciavite, questo per renderlo proprio impermeabile tutto a tenuta stagna. Una rotella dietro che fa da accensione e spegnimento, e alza e abbassa il volume. Ora proviamo ad accenderla, vediamo subito cosa succede. Vedete? Ha fatto un piccolo bip e si sono illuminati tutti gli avvisatori, sia in accensione che in spegnimento. No, in spegnimento no, allora solo accensione. Bene. Allora, adesso la metto al massimo. Metto a massimo il volume e vi spiego perché. Perché ieri sera, quando sono andato ad accoppiare i primi due sensori, mi sono accorto che c'era bisogno di avere il volume un attimino un po' più alto, perché quando siamo in fase di accoppiamento del sensore con la centralina, bisogna sentire che ci sia l'accoppiamento. Adesso le immagini parleranno meglio. Allora, iniziamo ad aprire il pacco, che si presenta sempre con il suo polistirolo, quindi un imballaggio veramente sicuro anche in fase di vari trasporti dalla casa madre ai negozi, dal negozio a casa mia. Togliamo un attimo la pellicola. Una cosa che mi fa piacere è che anche questo sensore, ovviamente, ma come quasi tutti tranne quelli che avevo io prima, viene già dotato di custodia. Questa è una custodia semi rigida,
che però fa la sua funzione in caso dobbiamo tenerli attaccati ai picchetti e riporli appunto in qualche porta boots bar o porta picchetti. Eccolo qua, questo è il sensore della Nash S5R, che si differenzia dagli SR perché questo ha la receiver, ovvero la centralina. Appoggio questo. Allora, siamo arrivati che devo configurarlo, quindi chiunque di voi debba comprare appunto questi avvisatori sa che deve accoppiare ogni singolo avvisatore con la receiver, con la centralina. Adesso andiamo ad accendere il sensore, si preme il tasto qua di fianco e sentiremo una scala in salita di suoni che conferma l'accensione del sensore. Eccolo qua. Viceversa, quando andiamo a spegnerlo, la scala sarà verso il basso. Avete sentito come cambia? Così almeno capite se è acceso o spento. Ora vado a riaccenderlo e andiamo subito un attimo a vedere la regolazione del volume. Ok, sensore acceso. Volume, basta schiacciare questo tasto e sentirete le varie tonalità. Sono 5 se non ricordo male. 1, 2, 3, 4 e questa è la più bassa che non abbiamo sentito prima. Quindi la 1 c'è già, 2, 3, 4, 5. Questa è quella più alta. Ora abbasso un attimo questa perché ho tenuto alta, come dicevo prima, quella della centralina, in modo da farvi vedere e farvi sentire che si stanno accoppiando tra di loro. Allora, 1. Ok, la lascio così bassa, benissimo. Quando si va a fare l'accoppiamento, sulle istruzioni dice di far muovere il sensore semplicemente anche con il dito della mano, non serve avere chissà che cosa. Ora, attenzione, i passaggi sono questi, ragazzi. Una volta che la centralina è accesa, ok, la alzo a volume generoso e vado a premere 3 secondi questo bottone e vediamo che si andrà a illuminare questo tasto qua, il penultimo. Anzi, prima il primo, ma avendoli già configurati, i primi due, io andrò a fare la selezione del terzo. Guardiamo insieme. Tengo premuto. Ok, sono passati 3 secondi. Mi ha illuminato il primo LED. Io l'ho già configurato, quindi passo al secondo, che ho già configurato, passo al terzo. Adesso vedete, si è accesa la spia, il LED dell'avvisatore rosso. Vado a muovere col dito la rotella. Ok, voi dovete sentire sia il suono dall'avvisatore sia il suono dalla centralina. Questo vuol dire che è accoppiato, semplicissimo. Per confermare premo sempre 3 secondi il tasto. Ora se io vado a girare la rotellina del sensore, vedete che si accende anche quella della centralina. Proviamo a mettere un po' al massimo il volume. Ecco qua. Intanto c'è una tocca sulla canna di destra, ma non sembra continuare. Quindi, ricapitolando ragazzi, accendo la centralina, la porto un attimo a volume più alto, accendo il sensore, tengo premuto per 3 secondi il pulsante in mezzo, mi si accende il primo LED, vado a configurare semplicemente passando col dito il primo avvisatore, dopodiché lo appoggio, schiaccio il tasto centrale, mi si illumina il secondo LED, prendo il secondo avvisatore, lo faccio accoppiare semplicemente girando la rotella e sentendo qua il beep a ogni beep che fa il segnalatore. Poi passo al terzo, premo, prendo il terzo, rifaccio la selezione. Una volta finito, se ne hai 2, 3 o 4, premo nuovamente per 3 secondi. Basta, i sensori sono collegati, quindi adesso io posso tranquillamente accendermi e spegnere la centralina e i sensori, che è tutto configurato. Anche tenendoli in mano sono veramente belli. Allora, non hanno sicuramente tutte le regolazioni che può avere l'R3 della Nash, però sinceramente bastavano questi. Comunque ho già un buon kit di sensori che mi avete visto sempre usare, quindi
senza andare a spendere grandi cifre, ho deciso di prendermi comunque un qualcosa che non avevo, perché non ho mai avuto segnalatori della Nash, e sono contento, veramente. Sembrano anche buoni materiali, anzi lo sono sicuramente. Dietro c'era l'etichetta con le certificazioni, tutto. Adesso direi che andiamo a montare questo qua, proprio che c'è in mano, su un picchetto, così vi faccio vedere come viene la configurazione finale. Allora, eccoci qua ragazzi, sono andato a prendere il picchetto. Perfetto, chiudo un attimo. Allora, innanzitutto partiamo dal prendere una snag ear, ovvero le alette, quelle che si mettono dietro. Ho anche notato una cosa sul kit snag e bobbin, adesso poi vi faccio vedere, molti di voi comunque già la sanno, ma per me è la prima volta. Allora, vabbè, andiamo a montare semplicemente le astine qui, così, belle lunghe. Ok, anche qui un materiale ottimo, perché le sento pesanti nel loro piccolo, quindi mi fa capire che c'è materiale buono. Ok, perfetto ragazzi. Beh, queste ormai non c'è tanto da dire, si conoscono. Adesso io che cosa vado a fare? Vado a prendere la mia rondella rossa, ovviamente, perché come avete visto nell'unboxing di MA07 abbiamo preso tutto il set completo. Dopodiché andrò a prendere, anzi facciamo così, esco un attimo e vado a montare questo, che dovrà essere messo così. Allora, perfetto. Ah, vedo che c'è poco spazio, meno male che ho notato questa cosa qua, se no altrimenti non riuscivo a mettere la rondella rossa. Comunque dovrebbe tranquillamente andare. Perfetto ragazzi, guardate qua che bello. Olà. Ve lo faccio vedere così, guardate, 2 secondi già montato. Che cos'è questa vite qua? Allora, questa vite qua, sono sicuro che, aspettate che metto bene, sono sicuro che c'entrerà qualcosa con le bobbins, perché vedo che hanno l'attacco che dovrebbe andare qua. Adesso confermiamo tutto. Non ho preso sensori luminosi ragazzi, perché ripeto, sono picchetti, devo essere veloce, non faccio le notti con i picchetti, ma preferisco farle col pod, non per chissà cosa, ma mia scelta. Allora, qui viene dato il solito gancio che si mette sotto il sensore, ma dato che ho preso le snag ears, ho appunto notato che se io faccio questo, ovvero vado a svittare il gancio, io posso andare tranquillamente, vediamo, sì, ad avvitarmi questo qua sotto. Quindi non ho bisogno di mettere altro spessore sotto il sensore. Oh, che figo ragazzi, ecco qua. Allora, guardate, e intanto una parvenza di sole è venuta a trovarmi. Questa è la configurazione, quindi bobbin, sensore e snag ears, che si appoggiano perfettamente. Adesso devo montare meglio il sensore, forse devo stringerlo di più in modo da andare a far combaciare. Ecco, vedete, il sensore si appoggia perfettamente, anzi no, non le tocca neanche, è fatto su misura, fantastico. Io ragazzi sto scoprendo tutto insieme a voi, quindi cioè, se mi vedete un po' euforico è perché, come tutti sappiamo, quando arriva del materiale nuovo siamo molto gasati. Allora, queste sono le bobbin, che appunto hanno un piccolo gancio qui, un elastichino, dove poi andremo a mettere il filo, e questo su e giù fa sì che le due alette che tengono il filo si vadano a chiudere. E beh, adesso lo posiziono un attimo giù, piantato nel terreno, e andiamo a vedere dal vivo come si presenta. Mi piace tanto ragazzi, veramente, piccolo, semplice. Una volta che appunto ho finito di pescare, sicuramente andrò a togliere le alette, perché voglio che si tengano bene e che non si rovinino. Tanto, come avete visto, in 2 secondi si smontano e si rimontano. Non è questo il tempo di certo che guadagno per prendere un pesce o no. Quindi perdo quei 10 secondi, 15 secondi, 20, ma le riattaccherò ogni volta.
Ok, quindi questa è la configurazione, ve la faccio rivedere. Kit bobbins, snag gears, avvisatore, e vabbè, qua c'è la centralina. Ovviamente adesso lo farò per tre perché ho le tre colorazioni. Questo lo lascerò sicuramente attaccato poi nella custodia, perché non penso si possa rompere facilmente, perché sono tutti compatti qua i sensori, quindi compattati nella busta, nella borsa. E tra l'altro la borsa è sempre di Nash, perché quando l'avevo presa avevo scelto quella della Nash, e adesso andiamo a posizionarlo per terra. Allora, prima di andare a vedere il picchetto col sensore, mi sono fatto un ritaglio delle scatole delle batterie che vanno dentro la centralina e dentro i sensori. Allora, il negoziante mi ha dato le CR2 per i sensori, ok, non so se si riesce a vedere, però ogni negoziante che vende Nash ha le pile dedicate a questo sensore, che sono pile tra l'altro a lunga durata. Quindi le CR2 vanno sui sensori, mentre per la centralina ci vuole la CR123A. Adesso io sono sincero, non me ne intendo di pile, so solo che queste mi sono state date perché sono quelle consigliate dalla casa madre. Quindi se qualcuno è esperto di pile sa che può prendere altre pile, prende altre pile, altrimenti, ripeto, le ho sempre viste nei negozi. Chi vende Nash ha queste pile, anche sui vari siti e tutto, ci sono sempre in accoppiata, proprio perché probabilmente la casa madre Nash sensibilizza appunto l'utilizzo di queste pile, perché sono ottime pile, sono di ottima qualità. E basta, ve l'avevo promesso che ve le facevo vedere, quindi sono queste qua. Adesso direi di spostarci tranquillamente sui sensori. Eccomi qua ragazzi, sono sempre io. Allora, sensori che ho piantato il mio picchetto, adesso vi faccio vedere. Allora, come si presenta ragazzi? Guardate, qua c'è un po' d'acqua. Ah, si presenta così. Quindi molto ma molto figo. Vediamo se riesco a non far danni. Prendo in mano la telecamera. Allora, guardate, questo è il sensore in tutta la sua semplicità e bellezza, anche perché, ripeto, non è un sensore da migliaia di euro, non ha tutte le funzioni che possiamo trovare su altri modelli, come il suo R3, che è il fratello maggiore. Andiamo a vedere un attimo la bobbins, che si presenta con una scritta Nash molto arrogante qua, mi piace. E basta, qua c'è l'attacco, come ho detto, della bobbin. Devo prendere ancora a mano questa telecamera, ragazzi, quindi perdonate le immagini, ma questo è il sensore. Adesso per gli affessionados dei beep andiamo a sentire come suona. Porto anche la centralina in modo da farvi vedere un po' tutti e due. Allora, la centralina direi che la attacchiamo un attimo qua sopra, così non fa. Eccoci qua. Allora, andiamo a sentire. Ah, ovviamente due LED qua di fianco sulla destra, uno che resta fisso e l'altro che lampeggerà. Un suono molto acuto, quindi veramente a prova di sordo. Alzo al massimo. Questo è il massimo, ragazzi. Molto bene, direi. Molto molto bene. Di là ho montato appunto quelli che uso normalmente sul pod, mentre da questa parte vedete il nuovo sensore. Ah sì, bello bello bello. Sentite che suono acuto. Questi sono i due LED. Uno lampeggia, quello alto, e quello basso rimane fisso. E adesso spero di sentire anch'io questo rumore, ma sull'altra centralina, perché vuol dire che è partito un pesce. Bene, allora, unboxing finito. Adesso io vado avanti a pescare e niente, spero di prendere un pesce che mi farebbe contento. Qua la canna di destra continua a bippare ogni tanto, non so, probabilmente sarà un pesce di disturbo, ma vabbè, adesso vediamo.
E ci vediamo più tardi, ragazzi. Vediamo di tirare fuori un pesce, dai. Ragazzi, ci siamo. Non male. Non male. Partenza cattiva. Allora. Sacchettino con pellet discharge, partenza decisamente cattiva, quindi non dovrebbe essere un pesce di disturbo a mio avviso. Preso un po' di filo, vediamo di recuperarlo. Adesso inizia a farsi sentire. Anche venendo incontro, perché non ho una resistenza, ma devo andare giù. Allora, andiamo là con la legnaia.
la... adesso inizia a tirare. Meno male si è tolto dalla legnaia, va? Ci siamo, ho visto i colori, sembra quelli di una carpa. Sì, sì, una specchi. Sul sottoriga danno il meglio di sé. Allora, un po' scivoloso qua, vediamo se ce la faccio. Allora, non sbagliare in queste situazioni fondamentali, perché l'abbiamo qua sotto ma ancora ne ha. C'è. Allora, mettiamo un po' d'acqua alla carpa. Ok, mi raccomando, bagniamoci sempre le mani. Qua intanto non so cosa sia sta roba, ma un cetriolo, vabbè. Ok, non è enorme, però soddisfazione, perché comunque questa cava di bagaggiolo non è facile, lo ricordo. Una bella specchiotta, una bella specchi, partita su una mainline bilanciata, dippata nel Go No Name, che mi sta dando soddisfazioni, dico la verità, e ormai è da un mese in ammollo, e guardate qua, sacchettino in PVA, una bombetta con dentro tutto discharge, pellet, anche lì ci ho dato una rinfrescata col Go, e... bene, sono contento. Vado a rilasciarla, ragazzi, perché spero di prenderne un'altra adesso. A dopo. Allora, ragazzi, avete visto la carpa? Sono contento, perché in 3 ore qui non è facile far pesce. E sono contento anche perché sono tornato, dopo un po' di tempo, perché l'avevamo finiti, a riutilizzare questi prodotti e, fatalità, sono partito con 2 sacchettini in pellet al pesce che avevo preparato le sere prima della scorsa sessione, e niente, appena ho messo un sacchettino in PVA, una bombetta con discharge, è partita. Quindi sono veramente contento, perché cioè non me l'aspettavo, sono sincero, pensavo di non fare pesce visto che comunque non facevo tante ore, e invece abbinando le cose giuste, quindi adesso non so che cos'è il merito, però una buona bilanciata della mainline, i B-Essential, dippata nel Go No Name per un mese, magari è stato quello, non lo so, magari è stato il pellet discharge che ha fatto una nuvolona vicino all'innesco, non lo so, ragazzi, so solo che le cose sono andate bene, quindi sono veramente felice. Adesso tra poco smonto, quindi se non dovesse esserci una partenza dell'ultimo minuto, il video finisce qua. Spero di essere stato chiaro nella presentazione dei sensori. Se avete domande, contattateci pure tramite i canali social, Instagram, Facebook, e basta. Io posso fra un 20 minuti così, mezz'ora, iniziare a chiudere. La prossima volta spero di essere con Cristian a pesca, oggi io ero a casa da lavoro, quindi ne ho approfittato. Bene, non mi resta che salutarvi, ragazzi, da Climax è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!